Hai sbambasciato tutto. Tutta full gas. A 1000 like si fa il secondo tutorial. Puppa. Sono ormai 5 anni che mi diletto nell'arte dell'impennare. Ho basato un canale YouTube su questo ed è quindi arrivato il momento di vedere come si fa. L'impennata classica l'abbiamo già fatta in un vecchissimo video, quindi oggi è arrivato il momento di vedere come si impenna in ginocchio. Innanzitutto c'è da fare due premesse importantissime. Non fate queste cose in aree pubbliche o trafficate. È divertente, ma resta pur sempre pericolosa come cosa. Quindi, se le dovete fare, andate in zone poco trafficate come questi o in parcheggi vuoti, che è meglio. Mettetemi un paio di protezioni e fatele lì. Due, c'è bisogno di tanta pratica. Non pensate che guardare questo video basti per imparare. Io stesso ci ho messo anni, quindi bisogna provare, provare e provare. Il cappucciato siello. L'impennata in ginocchio può essere fatta in due modi. Guardiamoli uno per volta. Primo metodo, con entrambe le ginocchia sulla sella. Sì. Senza mani? Si intende senza mani. Questo metodo è ideale per chi ha poco motore, perché ti permette di avere tutto il peso sulla ruota posteriore e sulla parte posteriore del mezzo. Non si può però, come nella vita, avere la botte piena e la moglie bria, perché se da una parte hai tutto il peso dietro e quindi lo tiri su meglio, ma dall'altra è più difficile mantenere la direzione. Secondo metodo, con un ginocchio sulla sella e un piede sulla pedana. Qui è l'opposto di prima, perché ho bisogno di più motore per tirarlo su, perché ovviamente ho anche un po' di peso davanti, questo piede qua. Al contempo però sempre questa gamba mi aiuta a mantenere l'equilibrio. Infatti, se il motorino penderà verso sinistra, farò pressione con questa gamba e il motorino tornerà a destra. Viceversa, se il motorino pende a destra, farò meno pressione con questa gamba e il motorino mi ritornerà dritto. Urla. Una volta tirato sul motorino è possibile però appunto passare tranquillamente dall'una all'altra tipologia di impennata. Mi raccomando, le prime volte che provate fatelo ad una velocità bassa, perché se caschi a 10 all'ora il motorino va per terra ma a te non ti fa nulla, se caschi anche a 40 all'ora ti inizia a far male anche te. Mi raccomando. Allora, iniziamo con la parte pratica della lezione. Innanzitutto, come con tutte le impennate, il motorino si tira su nel momento in cui entra in coppia. A volte vedo ragazzi che mi mandano video e mi dicono: ma perché questo mio motorino non si impenna? E magari sono motorini 50 estremamente lunghi che entrano in coppia a 40 all'ora. In quel caso lì alleggerite un po' i rulli. Nel momento in cui il motorino entra in coppia devo essere bravo a captare quel momento e a piegare le gambe, stenderle, e nel frattempo mi tiro indietro il manubrio, esattamente così. Grande Giolino che fuma e ci fa le riprese. Ora poi ovviamente io ho un pochino più di motore, però bene o male a questa maniera qui dovrebbero venire su tutti i motorini, anche perché è veramente tutto il peso dietro. L'equilibrio in questo caso si fa col corpo, ti sbilanci verso dove vuoi andare, non è facile. Come vi dicevo, andate piano perché poi c'è il rischio che vi sbacchetti nel momento in cui scendete dall'impennata. Ricordatevi che più la gomma è finita e quindi piatta, e più la gomma è sgonfia e quindi più appoggia a terra, più il motorino è stabile. Quindi semmai, se avete la gomma nuova, sgonfiatela un cincinnino, poi rigonfiatela, però per impennare così ci impenni meglio. Very good, very good. Quando poi vado a impennare, soprattutto così in ginocchio, è importantissimo non dare delle mega smanciate di gas. Cioè non dare gas a palla. Dovresti cercare di trovare un equilibrio, ovvero andare a cercare il punto morto, che sarebbe il punto in cui il motorino sta su senza dare gas e senza frenare. Quello sarebbe l'ideale. Ovviamente mi ci devo avvicinare il più possibile, dando gas o frenando, ma no tanto gas, perché nel momento in cui do tanto gas con tutto questo peso indietro c'è il rischio che mi ribalto. E allo stesso modo, se freno troppo forte, il motorino va giù con la ruota storta, mi sbacchetta e vado per terra, come mi è successo.
se avete un pochino più di motore ce la fate anche un pochino più in velocità. Proviamo a farla un pochino più piano tirando un pochino più sul motorino, come sarebbe ideale fare. Questo tipo di impennate viene molto meglio con un 50 perché ho meno motore, quindi è meno sensibile ai colpi di gas. Mi ricordo quando avevo il 50 impennavo sempre così perché mi veniva su meglio, mi stava su meglio e era veramente uno spettacolo. Ok, ce lo portiamo bello su e ce lo teniamo qui su. Vedete, poi si fa anche col motorino praticamente a filo gas, questa cosa. Una volta ci si prende la mano. Ora, piano piano. Oh, è un sobbono! Me lo devo portare bello su. Mucho bien. Poi andare dritti una volta e prendete il via è facile. Io direi che la dimostrazione l'abbiamo fatta, possiamo passare anche all'altra tipologia. Oddio, dopo che lo fate in ginocchio da seduti fa strano. Madonna, c'ho una voglia matta di tornare a Duni. Vedete, l'impennata si può fare anche a filo gas. Non serve tutta questa grande potenza. Madonna, non mi ricordavo fosse così divertente. Bisogna tornare a fare raduni. Si può anche impennare praticamente da fermi. Via, facciamo l'altra tipologia. Ora il nostro cameraman Giolino si smette magari di riprendere il culo di quelle che passano. Un bel culino. E ci fa vedere che io piego e stendo. Esattamente così. E poi proprio mi stendo. Ora vi faccio vedere quest'altro, ovvero con un ginocchio e un piede davanti. Perché è più difficile? Perché c'è una sola gamba a fare il gioco del peso, quindi ci aiuteremo un po' anche col corpo. Quindi avanti, indietro. Però vedete il motore quanto frulla? È più difficile, ci vuole un pochino più motore così. Semmai si può anche ragionare di tirarlo su in ginocchio. Ora si va torti. Tirarlo su in ginocchio e dopo andare a mettere il piede. È fattibile anche così. Puppa. Una gamba qui. Non è facile. Potete anche ragionare ad andare a mettere un piede sulla pedalina, eh? Se invece di appoggiarlo sulla pedana, si appoggia sulla pedalina che sta un pochino più indietro. Cioè, volendo può tornare bene anche così, eh? Così non viene nemmeno malissimo. Però si va troppo forti, troppo forti. Più difficile andare piano qui. Però vedete il motorino come va dritto. Quando impennavo in ginocchio andava di qui, di là. Qui è sempre, cioè, quella direzione e quella mantiene. Esattamente. E così andando, se vi posso dare un consiglio, se avete un motorino troppo modificato, state attenti ad impennare in ginocchio, perché se date troppo gas vi ribaltate. Io quando avevo la Tena, insomma un motore bello spinto, soprattutto alle basse velocità, non lo facevo quasi mai, perché era veramente pericolosa come cosa. O comunque prima di farlo assicuratevi di prenderci confidenza. Se poi avete un motore bene o male normale, come può essere il mio col DR70, la marmita, io vi consiglio di iniziare da quella con due ginocchia dietro, perché è più facile, viene su meglio, ci prendi meglio confidenza. Ah, ma a diritto lì mi serve solo poi la sagoma, però mi serve la foto a diritto. Ora guardiamo se ci si fa fare la foto per il logo, perché con Poluprint che vedete qui stiamo rifacendo il logo. Poi arriva il logo, arrivano le felpe, arriveranno anche quelle, arriveranno.
ripreso. Niente, via, ormai da far video è diventato il momento scazzo. Hai perso un pezzo. Bike life. Tutta full gas. Tonfa. No, no, tranquillo, hai fatto, io veramente. No. Hai sbambaciato tutto. Allora, abbiamo finito come non doveva finire, ovvero scazzando, però quando si impenna è sempre così. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate like, a 1000 like si fa il secondo tutorial, che poi sarebbe il terzo. Il secondo tutorial fatto bene, grazie a Giolino che anche oggi ci ha fatto le riprese, ci ha prestato... io poi ho fatto... Ma ero emozionato quando ho sentito il mio nome. Grazie a Giolino che anche oggi ci ha fatto le riprese. Sì, bisogna lasciare like, se non si lascia like il canale non va avanti. Bisogna, è gratis, lasciate like, corri giù, lascia like, commentate su che tipo di impennata vorreste il prossimo tutorial. In piedi ce ne sono molte strane che vi vorrei far vedere e spiegare come si fa. Qualsiasi domanda nei commenti, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Buona a tutti, bimbi.